Lino di Rienzo Businco. Professione otorinolaringoiatra. Segni particolari. Ha curato anche Robert De Niro. E beh, il professore l'abbiamo qui in studio, un grande applauso, un'eccellenza italiana, un vero esperto per quanto riguarda i problemi delle nostre orecchie. Io ringrazierei anche il dottor Pasquale Longo, benvenuto, e ringrazierei anche il nostro paziente Maurizio, perché parliamo proprio di abbassamento dell'udito. Pensate, sono 7 milioni di italiani che soffrono di qualche problema alle orecchie, ai noi, a volte si vergognano di ammetterlo e non ne parlano neanche con il proprio medico di famiglia, ma niente paura, perché questa sera vi faremo vedere in diretta degli esami di ultimissima generazione e anche degli ultimi apparecchi, delle ultime terapie in grado di farci riscoprire quel suono forse un po' ai noi dimenticato. Allora iniziamo subito a capire, professor Lorenzo Businco, esattamente che cosa succede al nostro apparato uditivo quando non ci sentiamo più. Sì, esattamente, sono tre tematiche per cui il nostro sistema uditivo può fare un po' cilecca. Quindi sono le sordità legate al condotto uditivo esterno e alla membrana timpanica, una per tutte il tappo di cerume che può occludere il canale che trasporta i suoni dall'esterno all'orecchio interno. E un altro sono i catarri tubo timpanici, tipici per esempio delle persone anziane o di chi soffre di rinofaringiti croniche, che oggi si possono liberare, riventilare con l'introduzione di un balloon che riventila l'orecchio medio e quindi recupera una buona elasticità del timpano e degli ossicini. Sappiamo che abbiamo tre ossicini, l'incudine, il martello e la staffa, che sono in grado di trasformare il suono da energia meccanica in energia elettrica attraverso la chiocciolina. E poi terzo ed ultimo, la chiocciola, per l'appunto la parte più nobile dell'orecchio interno, che è dove avviene lo scambio tra l'energia meccanica, dicevamo, e l'energia elettrica, e il suono viene trasportato a livello delle aree acustiche del cervello. Quindi sono varie possibilità di intoppo del nostro sistema uditivo che possono portare a un danno e dobbiamo funzionale. Correre, dobbiamo iniziare magari a parlarne con il medico di famiglia, perché professore, io leggevo dei dati davvero sconfortanti, molte persone si vergognano, non ne parlano. Allora bisogna andare dall'otorino ringroiata che ci guiderà e ci farà fare degli esami. Allora lei ci ha portato un po' di esami, allora il primo esame che ci fa fare l'otorino qual è? Il primo esame è l'esame obiettivo, cioè l'osservazione della membrana timpanica, che ci consente con le moderne tecnologie a fibre ottiche di osservare anche le più minute alterazioni della funzione e della estetica del timpano. Siamo in grado di osservare se ci sono dei catarri accumulati nel retrotimpano. Ecco, che stiamo vedendo in questo momento? In questo momento stiamo osservando una membrana timpanica lucida col riflesso luminoso che si chiama triangolo luminoso e il martello, quell'ossicino che rinfrange la luce molto bianco intenso, che è il più piccolo ossicino del corpo umano. Quando una qualche condizione, una perforazione del timpano per un tuffo in piscina, piuttosto che uno schiaffo, piuttosto che una vecchia otite trascurata, procura una lesione del timpano, invariabilmente il nostro paziente incomincia a soffrire di fischi all'orecchio, i fastidiosi acufeni, senso di ovattamento dell'orecchio, bisogno di compensare, fino anche a delle vere e proprie vertigini. A questo punto è importantissimo eseguire una visita, che vedete è molto semplice, una visita non invasiva, può essere eseguita a tutte le età, in quanto sfruttiamo l'apertura naturale del condotto uditivo senza nessun dolore. E questo esame che sta facendo il dottor Longo? Questa è una video-otoscopia a fibre ottiche che ci consente di identificare in maniera molto precoce le più sottili alterazioni del sistema timpano-ossiculare e quindi prevenire l'aggravamento della sordità. Tanto più precocemente instauriamo un regime terapeutico, tanto più efficacemente la persona potrà essere riabilitata a un udito socialmente utile. Come ricordava dottoressa, questo è una cosa veramente importante per prevenire la perdita della memoria uditiva. Il timing di instaurare una terapia efficace, medica o vedremo anche fisica, della sordità è direttamente responsabile dell'efficacia di questa terapia. Quindi è un po' come per l'infarto: se
precocemente non rivascolarizzi il cuore, ogni intervento rimane un pochino un palliativo. C'è un altro esame, no? Molto famoso, no? Uno dei più famosi. L'esame, diciamo, sì. audiometrico. L'esame dell'udito. Ecco, sì, così. Questo è l'esame principe, che sta si un pochino cuffie, all'otorinolaringoiatria come l'elettrocardiogramma, la cardiologia. Esatto. Semplicemente il paziente è invitato a indossare delle cuffie e scannerizziamo frequenza per frequenza, differente grado di intensità in decibel, ogni tipo di risposta allo stimolo sonoro che il paziente viene sottoposto. Quindi disegniamo un vero e proprio grafico. Sentiamo un po' delle frequenze, in questo momento, ecco, sentiamo dei suoni, no? State sentendo dalla regia il tipo di suoni a differenti intensità di frequenza che il nostro paziente sta ascoltando in cuffia. Disegniamo con l'analisi precisa, frequenza e intensità dipendente, un grafico che ci consente, convenzionalmente con la crocetta azzurra indichiamo l'orecchio sinistro, col tondino rosso l'orecchio destro, ci consente di avere una configurazione che è un pochino la carta d'identità dell'assordità che dovremmo andare a intercettare, a trattare. Allora, dobbiamo trattare la sordità. Ci sono delle nuovissime terapie, davvero lei ci ha portato un'esclusiva, io direi un'esclusiva mondiale, solamente sì. Qui da noi il professore ci ha portato. Di che cosa sì, si tratta esattamente? È un piacere presentarvi un nuovo Silencer 5, una nuova metodologia per curare di stimolazione elettromagnetica, no? Che cura la ipoacusia e gli acufeni. Ah. È in grado in sostanza di rigenerare in maniera così generica, potremmo dire, con una biostimolazione proprietaria, brevettata, l'area acustica danneggiata, non solo rigenerando e recuperando una parte di quota danneggiata della chiocciolina e del nervo uditivo, ma soprattutto evitando il peggioramento, l'evoluzione di questa ipoacusia. Quindi è un apparecchio veramente innovativo su cui abbiamo riposto tanto entusiasmo e tanta speranza. Di quanti trattamenti il paziente ha bisogno? Il protocollo attuale prevede un trattamento domiciliare, abbiamo un apparecchio che consegniamo al paziente che viene somministrato per un quarto d'ora al giorno per 30-40 giorni. Ah. È un pochino affiancato il trattamento con il laser, che è un altro trattamento dinamico funzionale, anche quello molto avanzato, che è in grado di attivare le cellule ciliate danneggiate dell'orecchio interno e, per così dire, fare un po' pulizia dei radicali liberi che si sono accumulati all'interno della chiocciolina e che sono invariabilmente il processo finale di ogni sordità trascurata. E quando purtroppo però a un certo punto l'ipoacusia è avanzata, ci sono in aiuto e non bisogna vergognarsi le protesi, perché come chi non ci vede, no? Si mette gli occhiali. Esattamente, sono dei dispositivi medici a tutti gli effetti e sono delle soluzioni acustiche in grado. Guardate oggi, quanto sono piccole. Con una ormai miniaturizzazione incredibile, ma soprattutto con una sofisticatezza tecnologica di avere una vera e propria intelligenza artificiale, sono in grado di riconoscere l'ambiente in cui vengono usate. Allora, le dobbiamo far vedere meglio magari, ecco, ci dicono, guardate quanto delle protesi sono completamente intracanalari. Ecco, facciamolo vedere, cioè, ecco, a favore di telecamera. Inserite all'interno del canale uditivo della persona portatrice di sordità, questo è un modello miniaturizzato per impiego retroauricolare e sono in grado di vicariare frequenza. Le faccio per vedere frequenza. Io, professore, che magari una sono, ecco, e due. Guardate, non le faccio cadere. Sono in grado di recuperare il paziente ad una qualità uditiva assolutamente normale, riconoscendo e discriminando il rumore dalla voce umana, una sala da concerto piuttosto che un cinema, piuttosto che una conversazione in un ristorante chiassoso, in maniera automatica, con una memoria anche dell'ambiente dove sono adoperate, riconoscono ed esaltano la conversazione o il suono o la musica, il certo, a seconda dei programmi utilizzati che stiamo ascoltando, eliminando il rumore per esempio di una sirena che passa piuttosto che di un rombo di una motocicletta. Sono ricaricabili, l'anziano può tranquillamente. Naturalmente la tecnologia la fa da padrona anche in questo tema, sono delle protesi acustiche che si ricaricano esattamente come i nostri cellulari, addirittura per induzione, per contatto, sono veramente dei veri e propri gioielli tecnologici. Soprattutto la grande differenza è che oggi sono diventati anche accessibili a tutti, perché certo, la
così diffusione della tecnologia consente l'abbattimento dei costi e oggi è possibile. E una parte anche, ce lo rimborsa il Sistema Sanitario Nazionale, una piccola parte. Una parte, però, insomma, anche a carico del Sistema Sanitario Nazionale, sono veramente per tutte le tasche. Per tutte le tasche. Allora, parliamo di prevenzione, professore. La possiamo fare prevenzione per tutelare meglio le nostre, il nostro udito? Oggi abbiamo a disposizione degli otoprotettori che non sono nient'altro che dei tappi a tenuta che sono in grado di abbattere in maniera selettiva il suono fastidioso, pazienti che hanno difficoltà, persone che hanno difficoltà nel sonno, ad addormentarsi per il rumore del vicino piuttosto che del frigorifero del ristorante. Oppure se uno casa, ha in quartieri un po' troppo piuttosto rumorosi. Piuttosto che quartieri rumorosi o la famosa sirena della polizia che passa, oggi possiamo filtrare selettivamente solo alcune frequenze, per esempio lasciando libero con questi otoprotettori che sono costruiti che su misura con uno stampo laser del condotto uditivo, per esempio il suono della sveglia. Allora possiamo dormire serenamente ma sentire la sveglia che ci è quella proprio che non vogliamo sentire la mattina, che la conversazione di una persona piacevole. No, e anche questo può essere. Chiudiamo direttamente il colloquio. Grazie davvero al professor Alino Di Rienzo Businco per queste novità. Grazie.